si arrampica, nuota, salta, è velocissimo, è cannibale e anche velenoso. Ovviamente non per noi. Di chi sto parlando? Sto parlando del biacchino, signori. Ecco qua, ecco qua, ah, ecco qua, ah. Il biacco, uno dei serpenti più mordaci in Italia, anzi in assoluto il più mordace. Questo cattivone qui ha proprio un brutto, bruttissimo carattere. Non ripetete il mio comportamento a casa, sono scene effettuate in assoluto controllo, so quello che faccio e soprattutto senza nessun pericolo, quindi mi raccomando, don't try this at home. Prima di procedere con il video, come sempre ragazzi, io vi devo chiedere una mano, un sostegno al canale, quindi mi raccomando, quel bel pollicione in su che vedete lì in basso o lì in alto a seconda di dove guardate il video, schiacciatelo, iscrivetevi e condividete. Per voi è gratuito e invece per me fa veramente tanto, 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 tanto. Se vi state chiedendo dove potete incontrare questo splendido animaletto, praticamente in tutta Italia, dappertutto, ovunque, anche sotto il vostro letto. Giusto? Nome scientifico? Hierophis viridiflavus viridiflavus. Disponibile anche nella sottospecie viridiflavus carbonarius, che è presente nella parte adriatica dell'Italia e soprattutto al sud. E da cosa lo distinguiamo? Lo distinguiamo dal fatto che è completamente melanico, tutto nero, a differenza di questo qui che, come potete vedere, ha delle bellissime macchiette gialle. Qui da noi lo chiamiamo frustone, parlo del Lazio. Ovviamente in ogni zona d'Italia c'è un modo diverso di chiamarlo. Il nome corretto sarebbe biacco. Tralasciamo il nome scientifico, che è anche abbastanza difficile da pronunciare. Però in molte zone viene chiamato in altri modi, ad esempio scurzone, saettone al posto del colubro di Esculapio. Ognuno ha la sua in base al dialetto, in sostanza. Fatemi sapere nei commenti come lo chiamate dalle vostre parti. Guarda come ti sto odiando. Mamma mia, come ti odio. Come mi posi a terra, ti stacco le mani. Uno dei pochi serpenti che sei costretto a tenere per la testa se non vuoi farti staccare le dita. Guardate quanto è bello, eccolo qua. Questo bellissimo colubro ha tutte le caratteristiche per essere menzionato fra i serpenti più cazzuti che abbiamo assolutamente in Italia. È assolutamente un gran cattivone, ha veramente un brutto caratteraccio. Oltre al brutto caratteraccio, dovete sapere anche che c'è stata una pubblicazione recente dove si afferma che questo animale è velenoso, ha dei piccoli dentini veleniferi posti alla base della mandibola con cui stordisce le prede. Ovviamente parliamo di un veleno assolutamente blando, per noi è praticamente inesistente. Forse può causare al massimo un'irritazione, ma è più pericolosa l'infezione che possiamo prendere a causa di un morso in base a quello che ha mangiato questo simpaticone, piuttosto che al veleno stesso. Mi dispiace per le riprese ragazzi, ma tenere un biacco in mano e riprendersi da solo è veramente difficile. Comunque, livrea inconfondibile, con queste macchioline gialle qui e nero è assolutamente inconfondibile. Il ventre è bianco praticamente, giallino chiaro. Se messo alle strette, questo simpatico animaletto sa rivelarsi veramente un gran cattivone. Perché? Perché la prima cosa che farà, se non è in grado di scappare, sarà quella di puntarci per farsi un varco dietro di noi. E vi assicuro che morderà più volte e lo farà con tanta, tanta, tanta cattiveria. Ecco qua, ecco qua, ah, ecco qua, ah. Questo succede a voler fare un video da solo a un biacco. Il succhio del pollicione l'ho sentito, ragazzi, questo l'ho proprio sentito. Perché giustamente, come vi ho detto, la prima cosa che farà, se non può scappare, è proprio quella di darci addosso. Ah, la camera. Ora, per darvi tutte le spiegazioni tecniche dell'animale, io direi che lo liberiamo immediatamente, non lo stressiamo più di tanto, tanto l'avete visto, avete avuto prova del suo caratterino, e ve ne parlo un pochino. Ya 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 ya, basta 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 basta, non mi morde più, ti lascio andare, giuro, giuro. Tra l'altro, nonostante sia intontito, guardate quanto è veloce se lo lascio. Ciao! Una cosa che mi affascina di questi animali, e sarà sempre la stessa, è la loro capacità di sparire immediatamente come arrivano a vegetazione. È un attimo, un secondo prima lo vedevi, il secondo dopo, puff, sparito. E magari è lì, sta sempre nello stesso posto. Ma ora parliamo un po' di questo colubro. Come vi dicevo, è presente praticamente in tutta Italia. È una specie piuttosto mordace, è cannibale, quindi non disdegna nella sua dieta altri serpenti o addirittura i suoi simili. E se siete terrorizzati dalle vipere, dovete sapere che questo piccolo serpentello, perché non è enorme, se le pappa fanno parte della sua dieta. Quindi se avete paura dei serpenti in generale, ma soprattutto dei velenosi, e parliamo delle vipere, se lo vedete nelle vicinanze di casa in giardino, lasciatelo stare, perché
oltre a deterrente per i roditori, è sicuramente un grande deterrente anche per le vipere, perché è molto vorace. In media è un animale piuttosto piccolo, raramente supera i 140 cm, anche se può arrivare addirittura a 1,60 m, diciamo, più o meno. Il corpo, come avete potuto vedere, è molto slanciato e la testa è longilinea come quella di tutti i colubri, però mi raccomando, non incappate nel solito errore di pensare alla testa triangolare esclusivamente per la vipera, perché anche questo animale qui, questo serpente qui, è in grado di appiattirla per sembrare più grande o comunque simulare un'aggressione. Questo fa sì che, vedendo la testa ben delineata ai contorni del collo, noi pensiamo possa essere una vipera, specialmente quando questo animale è piccolo, perché da baby il biacco ha il corpo completamente grigio e la testa ben definita dal corpo anche con i colori. Purtroppo errata credenza di molti anni fa fa sì che questa distinzione della testa lo classifichi come vipera. Come per tutti gli ofidi nostrani, l'accoppiamento va da aprile a giugno e i piccoli, dopo una gestazione di un paio di mesi, nasceranno ad agosto-settembre. Ovviamente è una specie ovipara, quindi ragazzi, fa le uova. Cosa mangia? Mangia tutto! Praticamente potete anche invitarlo a cena, sicuramente non rimarrà a pancia vuota. Roditori, nidiacei, altri serpenti, lucertole, praticamente qualsiasi cosa, anche insetti quando sono piccolini e appena nati. In sostanza, la differenza cruciale rispetto alla maggior parte dei serpenti nostrani è una sola: il caratteraccio. Ha veramente un brutto carattere, non ama essere maneggiato, si ribellerà a qualsiasi tentativo di manipolazione e soprattutto anche da stanco, perché questo era un animale non a temperatura ma ha saputo ribellarsi, vi assicuro che saprà farsi valere. Poi, se è un animale preso alla giusta temperatura, caldo, vi assicuro che è un vero impegno tenerlo in mano senza bloccargli la testa. E a proposito, il morso, io, se vedete qui, mo c'è il tatuaggio, ovviamente non si vede bene e non so che cosa sto riprendendo da solo, ma mi ha morso qui prima e si sta gonfiando. È la prima volta che ho una mini reazione a un morso di un biacco. Mi sono fatto mordere centinaia di volte, avete visto anche come mi ha acciucciato il pollicione, mai successo. Qui mi si sta irritando un pochino, però vi assicuro che oltre quello non va. È vero, c'è sempre il rischio che si prenda un'infezione dal morso di un animale, soprattutto se selvatico. Ma vi assicuro che il morso di un cane crea sicuramente maggiori danni, anche a livello di infezioni. Perché è veramente raro che comunque un serpente vi trasmetta qualcosa, deve aver mangiato un topo malato prima. Oltretutto è anche molto resistente alle basse temperature, rispetto magari al cervone che predilige temperature più alte, si adatta veramente bene. Quindi, dopo questa ciucciata di pollice, io vi invito, per l'appunto, guardate il pollice, a lasciare un bel mi piace, un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e farmi sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto o non vi è piaciuto, insomma, sono curioso di sapere la vostra, soprattutto per quanto riguarda il nome di questo animale nelle varie zone d'Italia. E noi invece, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!